Oggi parliamo con il segretario confederale dell'UGL, responsabile anche per il Mezzogiorno, Giovanni Condorelli. Parliamo anche del Covid, dei danni che ha causato questo Covid e se ne usciremo abbastanza in tempi rapidi oppure se ci saranno ancora delle conseguenze. Ecco, come vede questa situazione? Ma intanto grazie per l'opportunità di dire un po' così come stanno le cose, anche dal punto di vista soprattutto di quello che è il livello occupazionale, il livello diciamo del mondo del lavoro, dato che mi occupo di questa materia. Certamente non entro nel merito delle discussioni scientifiche. Quello che possiamo vedere è che da tre mesi noi viviamo in uno stato di precarietà dal punto di vista non solo medico, considerando tutto quello che è successo, e non sto qui a ribadire cosa abbiamo vissuto in questi mesi, ma soprattutto quello che adesso stiamo ad affrontando in maniera molto drammatica, che sono le conseguenze del fermo giustamente voluto dalla necessità di stare a casa, ma che adesso purtroppo stiamo potendo constatare come questa sta avendo dei riflessi molto molto negativi sul piano economico. Io sto qui ancora una volta a dire con grande voce la necessità, ad esempio, di pagare la cassa integrazione in deroga. Purtroppo ancora oggi non ci crederete, ma succede che a distanza di 3 mesi ancora nessuno o pochissimi hanno percepito la cassa integrazione in deroga. Questo chiaramente capite bene che è una situazione insostenibile. Le famiglie hanno risparmiato quello che potevano risparmiare, ma adesso si trovano nelle condizioni purtroppo di chiedere ai vari enti caritatevoli il sostentamento giornaliero, e questo sta causando anche quello che sono dei disordini sociali, a volte strumentali, a volte voluti da esigenze che sono fuori da quelle che sono le esigenze vere del mondo della sofferenza di migliaia e milioni di cittadini. Però c'è un dato di fatto, che le prospettive, così come dice l'Istat, è che noi questo Covid ci sta consegnando potenzialmente altri 10 milioni di poveri italiani. E questo è un problema su cui occorre intervenire seriamente, malgrado gli annunci del governo di questa miriade di miliardi che sono stati così approvati e stanziati. La vera diciamo, realtà, quella di tutti i giorni in cui noi ci battiamo, è che vediamo che la gente non ha percepito niente o poco, e questo è un problema serio che nei prossimi mesi noi consideriamo che possa aggravarsi, considerato che le attività che stanno riprendono a un regime molto basso, e conseguenzialmente questo porterà sicuramente ad un autunno molto caldo, con molte possibilità che ci sono di licenziamenti, di perdita di posto di lavoro. C'è da dire un'altra cosa a tal proposito, che proprio la copertura fino al 17 agosto le aziende non possono licenziare, ma dopo, venendo meno anche la copertura delle 9 settimane di cassa integrazione, il rischio è che quel vuoto che si possa creare tra mancanza di lavoro e cassa integrazione produrrà un effetto veramente devastante per milioni di lavoratori. Ecco, oggi con il Covid è stato rimesso pure in gioco, in discussione, anche un problema vecchio, ma oggi di grande attualità, la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Ecco, lei è anche responsabile del Mezzogiorno dell'UGL, quindi cosa ne pensa di questo progetto, di questa iniziativa? Ma guardi, questo è qualcosa che mi permette di dire che noi da decenni portiamo avanti questa nostra proposta, ritenendola un'opera strategica, e in un contesto come il nostro, dove il Meridione ha dimostrato con i fatti, anche per fortuna, ma anche per come ci siamo comportati, che il Meridione d'Italia ha subito meno morti, meno diciamo, disagi rispetto al nord. Ecco, questo dovrebbe permetterci proprio di ripartire dal nord per dare quella possibilità di accorciare quelle distanze che ancora oggi esistono e con questo Covid rischiano di allargarsi tra nord e sud. E allora, quale migliore occasione di programmare tutta una serie di opere che mirino proprio a un rilancio forte del Meridione?
E per quello che ci riguarda, il ponte sullo stretto che sarebbe una grande opportunità non solo per la Sicilia o la Calabria, ma per l'intera Italia. E poi rappresenterebbe veramente una grande opera che potrebbe segnare la rinascita del nostro paese Italia, del nostro meridione, potrebbe essere un'opera apprezzata anche da tutto il mondo. Capisco che se ne parla da tanto tempo, soprattutto molti dicono che se ne parla quando si avvicinano delle elezioni elettorali. Il programma del Ponte sullo Stretto un po' è trasversalmente coinvolto tutti i partiti, però devo dire che questa volta, considerato il momento che stiamo attraversando e considerato anche le autorevoli posizioni, mi riferisco a Franceschino, a Renzi, lo stesso Bianco, che comunque conosce benissimo la nostra realtà siciliana, si sono espressi a favore, e lo stesso Conte non esclude che possa essere un interesse quello di mettere in programma finalmente il ponte sullo stretto. Quindi diciamo che oggi c'è un mondo politico da destra a sinistra che guarda con attenzione a questa possibile realizzazione. Non sto dietro a quello che sono le diciture o le critiche di chi dice ma la Sicilia prima ci vogliono le opere pubbliche, le infrastrutture, mancano ferrovie, mancano strade. Bene, noi ci portiamo dietro da decenni questo alibi, questa capacità di dire no a tutto, e nel frattempo noi non abbiamo avuto né il ponte e né, se guardiamo la situazione attuale, no, non abbiamo nessun tipo di struttura. Allora, mettere sul ponte, che poi ricordo nel vecchio progetto di tanti anni fa, e noi siamo andati anche a Roma con carovane di treni e autobus a sfidare il governo attuale. Allora c'era Prodi nel dire che volevamo il ponte perché lo ritenevamo e lo ritiamo essenziale. Ebbene, finiamolo con questo dire non facciamo nulla, perché noi col dire non facciamo nulla, perché mancano le strutture diciamo fondamentali, non facciamo il ponte e non abbiamo il risultato, è che nel corso dei decenni noi ci siamo ritrovati senza ponte e senza infrastrutture. Quindi io ritengo che questo, considerato anche il momento che stiamo vivendo, sia una grossa opportunità per il meridione e per dimostrare con i fatti che quando parliamo di questione meridionale ci sono delle vere proposte e intenzione di portarle fino alla fine. E l'esempio su tutti in questo periodo lo facciamo noi con il Ponte di Genova, che è un po' l'emblema di quella che è la situazione italiana, che quando vuole la politica italiana, la burocrazia italiana, ecco, può accorciare i tempi. E noi abbiamo visto che a Genova è stato realizzato in un anno e mezzo qualcosa, una struttura grandiosa, e noi diciamo perché non in Sicilia con delle opere che potrebbero servire all'economia, allo sviluppo e al turismo, anche che potrebbe essere attratto da un'opera così grandiosa. Ecco, questo è il nostro punto di vista, lo ribadiamo ancora una volta, e saremo accanto anche al Presidente della Regione Musumeci, il quale più volte è ritornato su questo argomento. Noi saremo accanto a chi proporrà questa grande opera. Ecco, approfittiamo anche della sua presenza in studio per fare una zoomata anche sulla situazione politico-amministrativa nel nostro territorio. Come vede la situazione? Ma vedo che anche qui i comuni stanno un po' lentamente uscendo da quello che è stato tutta la situazione del Covid, che ha visto coinvolti e ha visto anche un po' mettere a tacere la politica, perché tutti ci siamo prodigati per cercare di aiutare anche le amministrazioni, cose che abbiamo fatto, per collaborare, perché capivamo che c'era bisogno di unione e di collaborazione. Adesso che le cose cominciano a venire fuori, tra l'altro a Lentini l'anno prossimo ci sono le elezioni amministrative, e già si vede che c'è un certo fermento, chiaramente un fermento giusto, perché non si deve mai arrivare all'ultimo momento, è giusto che si inizi un dibattito tra le parti, tra i contendenti. Devo dire che questo fa bene alla politica e soprattutto fa bene alla città, perché quando ci sono dei confronti a livello politico ne risente in bene anche la cittadinanza, che può contribuire a dare appunto dei suggerimenti. Certo, il caso di cui stiamo discutendo in questi giorni, che è venuto a galla della
dei rifiuti, il caso dei rifiuti certamente è qualcosa che in questo territorio incide, ha inciso parecchio e io sono certo che se le indagini dovessero andare avanti, come pare, certamente dovremmo aspettarci degli altri fatti importanti. C'è una realtà su cui probabilmente bisognava indignarsi da sempre e non adesso che è successo, che la magistratura ha fatto emergere tutto quello che magari il territorio ha denunciato negli anni, soprattutto per quello che era la discarica e gli effetti negativi che ha prodotto sulla popolazione. Ecco, bisogna prendere una maggiore consapevolezza, una maggiore coscienza. Che bisogna intervenire non quando le cose accadono, magari intervenire in maniera preventiva con i dovuti accorgimenti per poi non trovarsi così come ci stiamo trovando veramente di fronte a una situazione che segnerà sicuramente il territorio tutto nostro di questa nostra zona. L'altro aspetto, a Carlentini, chiaramente sappiamo tutti che c'è un'amministrazione ancora in carica per molti anni, certamente anche lì c'è un risveglio che può e deve secondo me portare a delle migliorie al paese, perché oggi siamo stati troppo impegnati ad affrontare questa emergenza, però ci sono dei problemi che debbono essere affrontati a partire dall'ordine pubblico, perché come lei sottolinea più volte, anzi quasi tutti i giorni, devo dire grazie anche per la sua testimonianza che ci dà attraverso i suoi telegiornali di quello che accade sul piano dell'ordine pubblico. Ad esempio, questo è un problema molto serio che riguarda alcune zone particolari del territorio carlentinese e su cui bisognerà intervenire in tempo prima che succeda qualcosa di grave. Lei l'ha denunciato, molte altre associazioni carlentine hanno denunciato questo grande malessere dovuto all'ordine sociale. Un appello lo faccio ringraziando sempre i vigili urbani e le forze dell'ordine, ma probabilmente bisogna insistere con maniera più costante a questi controlli, perché effettivamente si recano disagi alle popolazioni, ma soprattutto il rischio che possa succedere qualcosa di grave.